Parto da un aneddoto che forse meglio di altri aiuta a delineare la sua personalità. È abbastanza noto l'accostamento tra gli anni della presidenza di John Fitzgerald Kennedy e il mito di Camelot. Un accostamento legato al fatto, alla particolare predilezione che si dice il presidente avesse per un musical di successo di quegli anni che raffigurava, rappresentava appunto la leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Robert Kennedy invece preferiva un'altra opera musicale, Don Chisciotte, dove il protagonista, come è noto, è un eroe solitario, un cavaliere che combatte per costruire un mondo ideale in cui crede soltanto lui. Ecco, la biografia di Robert Kennedy è una lunga serie di sfide e di battaglie combattute per costruire questo mondo, però con una differenza rispetto a Don Chisciotte, di cui parlerò alla fine. Robert Kennedy nasce a Brookline, nel Massachusetts, nel 1925. Il padre è Joseph Patrick Kennedy Sr., discendente di immigrati irlandesi che tra il commercio di alcol, le produzioni cinematografiche e le operazioni in borsa accumula un patrimonio di circa 400 milioni di dollari prima di dedicarsi all'attività politica nelle file del Partito Democratico come sostenitore di Franklin Delano Roosevelt. La madre è Rose Fitzgerald, figlia di un popolarissimo sindaco di Boston, ed è a lei soprattutto che si deve la trasmissione di una fede cattolica molto profonda ai 9 figli. Robert è il 7º. Robert trascorre l'infanzia a New York e l'adolescenza a Londra, dove il padre viene inviato da Roosevelt come ambasciatore alla corte inglese. Lo scoppio della guerra, la guerra rappresenta un primo di tanti punti di svolta della sua esistenza. Si arruola volontario in marina ma non prende mai parte a combattimenti, però proprio l'ingresso nel conflitto degli Stati Uniti è alla base di un fortissimo contrasto tra il padre Kennedy e Roosevelt, contrasto che tronca sul nascere le velleità politiche presidenziali del padre Kennedy, che a quel punto le trasferisce sui figli, in primo luogo sul primogenito, Joseph Jr., il quale però, pilota di aviazione, quasi alla fine della guerra, muore coinvolto nell'esplosione in volo del caccia bombardiere che pilotava in una missione nei cieli dell'Europa. A quel punto il disegno politico del padre si trasferisce sugli altri figli maschi, in prima battuta John e in seconda Robert. Dopo la fine della guerra Robert si dedica agli studi legali e negli anni dell'università conosce Ethel Skakel, una giovane di buona famiglia del Connecticut con la quale stabilisce fin da subito un'intesa pressoché perfetta, basata su molti interessi comuni, e uno dei capisaldi è un cattolicesimo sincero e autenticamente professato che poi trasmetteranno agli 11 figli che avranno nell'arco del loro matrimonio. Robert avvia la carriera legale ma la interrompe quasi subito perché nel 1952 John si candida al Senato e lo chiama a dirigere la campagna elettorale, nella quale Robert comincia a manifestare le sue doti di lavoratore instancabile e di grande organizzatore. John viene eletto e Robert entra a far parte della commissione guidata dal senatore Joseph McCarthy che indaga su presunti casi di infiltrazioni comuniste nella pubblica amministrazione e nella società civile americana. Kennedy si impegna con molto zelo in queste indagini, però non condivide i metodi inquisitori di McCarthy, se ne distacca progressivamente e alla fine si dimette dal comitato. Però rimane personalmente amico di McCarthy anche quando la parabola pubblica del senatore del Wisconsin inizierà a declinare. E anche questo è un aspetto che aiuta a delineare un po' la sua fisionomia e la sua personalità. Entra a far parte di un altro comitato, guidato in questo caso dal senatore John McClellan, che indaga su casi di corruzione e di infiltrazione mafiosa nella società, nella pubblica amministrazione. Si concentra in modo particolare sul potente sindacato dei Teamsters, gli autotrasportatori, e sul loro capo, James R. Hoffa, pesantemente sospettato di collusioni con la mafia. Ci sono una serie di audizioni pubbliche dove Robert Kennedy incalza con veemenza Hoffa
vengono trasmesse anche dalla televisione e questo contribuisce ad accrescere la sua popolarità presso il grande pubblico. Nel 1960 John Kennedy si candida alla Casa Bianca e chiama nuovamente il fratello a dirigere la sua campagna elettorale e anche qui Robert si conferma manager grintoso, determinato, all'occorrenza anche scontroso e spietato. Durante la campagna interviene per far scarcerare Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili delle popolazioni di colore, che è stato arrestato per aver violato la legge razziale in un ristorante di Atlanta. Questo intervento di Robert Kennedy serve a orientare il voto dell'elettorato di colore a favore del fratello e questo fattore si rivelerà decisivo nella contesa quasi punto a punto con il candidato repubblicano Richard Nixon. John viene eletto presidente, forma la sua squadra di governo e chiama a farne parte Robert come procuratore generale, l'equivalente del nostro ministro della giustizia. John ha molta fiducia nel fratello, ma soprattutto lo considera l'unica persona capace di manifestargli aperta contrarietà a un'idea, a una decisione, a un progetto che non lo convince. Come procuratore generale, Robert diventa la coscienza critica dell'amministrazione, soprattutto sul fronte caldo dei diritti civili. Non indugia a inviare le truppe federali negli stati del sud per consentire l'accesso alle università degli studenti di colore, malgrado la dura e molte volte violenta opposizione dei segregazionisti. Però affianca il fratello anche in politica estera, dall'inchiesta che conduce per appurare le ragioni del fallimento dello sbarco alla Baia dei Porci a Cuba per rovesciare il regime di Fidel Castro, ai giorni di tensione seguiti alla costruzione del muro di Berlino, fino alla grave crisi dei missili di Cuba del 1962, quando proprio un suo suggerimento sulla risposta da dare ad una lettera inviata da Nikita Khrushchev serve a stemperare la tensione e a favorire una soluzione incruenta della crisi. Siamo nel 1962, l'anno dopo c'è l'attentato di Dallas, muore John Kennedy, ovviamente un gravissimo trauma personale e affettivo per Robert, ma anche un altro punto di svolta, perché sentendosi progressivamente emarginato dall'amministrazione ora guidata da Lyndon Johnson, dopo qualche mese si dimette dall'incarico di procuratore generale e si candida al seggio senatoriale di New York, venendo eletto con ampio margine. A questo punto esce dall'ombra del fratello nella quale era rimasto fin lì e comincia ad affermarsi come leader politico in prima persona attraverso scritti, attività in aula, viaggi internazionali. Si presenta da un lato come l'erede ufficiale del fratello, ma dall'altro anche nello stesso tempo come interprete credibile di una politica nuova, soprattutto su due fronti, i diritti civili e la contestazione alla guerra in Vietnam. Sono soprattutto questi due fronti sui quali leva la sua voce critica nei confronti dell'amministrazione Johnson. Indugia però a lungo riguardo alla decisione di presentarsi alle elezioni presidenziali del 1968. Questo perché teme che una sua eventuale candidatura venga letta come una rivalsa personale nei confronti di Johnson e che quindi questo produca uno spaccamento nell'elettorato democratico, favorendo così indirettamente il candidato repubblicano che è nuovamente Richard Nixon. Mentre Kennedy esita, avanza la candidatura liberal di Eugene McCarthy, che si fa portavoce di istanze abbastanza affini a quelle di Kennedy. Poi nel marzo del 1968 il colpo di scena, travolto dalla contestazione interna soprattutto sulla guerra in Vietnam, Lyndon Johnson annuncia di non volersi ricandidare e a questo punto Kennedy rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura. È una sorta di liberazione, tanto è vero che la campagna di Kennedy viene ribattezzata Free at Least Tour, cioè Tour finalmente libero. È il momento in cui appunto afferma la sua leadership, la sua credibilità, porta avanti le sue istanze. Qualche settimana dopo l'annuncio della sua candidatura, a Memphis viene assassinato Martin Luther King. E Kennedy, nelle ore immediatamente successive, prima a Indianapolis e poi a Washington,
prende la parola per placare l'ira delle popolazioni di colore che stanno mettendo a ferro e fuoco le periferie delle grandi città americane, riesce a contribuire a riportare la calma e poi manda il suo aereo personale a Memphis per riportare ad Atlanta la salma di King. Sarà l'unico uomo politico bianco ammesso ai funerali di King. La campagna prosegue in modo alterno, Kennedy vince in alcune primarie, perde in Oregon da McCarthy. Decisiva per la nomination si annuncia il voto in California i primi di giugno, in concomitanza con quello in South Dakota. Kennedy vince in entrambe le primarie e a questo punto la nomination democratica appare veramente alla sua portata. Non riuscirà però a conseguirla perché la sera stessa del voto, dopo aver commentato il risultato con i suoi sostenitori nella Embassy Ballroom dell'Ambassador Hotel di Los Angeles, mentre lascia la sala passando attraverso le cucine, viene raggiunto dai colpi di pistola sparati da Siran Beshar Siran, un giovane giordano di origine palestinese che poi motiverà il suo gesto dicendo di aver voluto colpire Kennedy perché Kennedy sosteneva lo Stato di Israele. Kennedy perde conoscenza nel giro di pochi minuti, muore nelle prime ore del 6 giugno. I funerali vengono celebrati nella cattedrale di St. Patrick a New York l'8 di giugno. Poi la sua salma viene caricata su un treno che viaggia fino a Washington tra due ali di folla attonita e in lacrime, che gli riserva un tributo popolare simile a quello manifestato oltre un secolo prima in circostanze analoghe a Lyndon Johnson. Concludo ricordando quello che proprio a St. Patrick durante i funerali disse il fratello Ted, che ricordò appunto Robert come un uomo onesto che vedeva gli errori e cercava di correggerli, vedeva le sofferenze e cercava di alleviarle, vedeva la guerra e cercava di fermarla. Se parliamo di Robert Kennedy ancora oggi, se lo ricordiamo a 50 anni di distanza, credo sia proprio in virtù di quei suoi tentativi, perché a differenza del Don Chisciotte di cui parlavo all'inizio, nel sia pur breve arco di tempo della sua vita, Robert Kennedy riuscì a convincere milioni di persone a credere e a impegnarsi per quel mondo nel quale credeva e per quale si impegnava lui.